Ogni sera una degustazione, ma non una degustazione, così giusto per allietarci dopo un incontro così importante come quello di stasera o come quello delle altre sere. Io però prima di dire questo volevo dire una cosa. Io non ho letto il tuo libro, Peppe, però ti voglio dare spunto. Io e il mio libro è Ricco. Questa sera portiamo dentro un episodio che potrebbe, anzi sicuramente tu in altri libri lo hai raccontato, perché questa sera da noi è venuto un ragazzo di 22 anni che ha perso completamente la speranza e la fiducia in se stesso. È uno di quei ragazzi che molto probabilmente avremmo potuto vedere il cui nome, l'avremmo potuto vedere scorrere in quelle fotografie o in quei nomi che sono scorsi su quel videoproiettore. È un ragazzo che stava semplicemente giocando al biliardino nelle zone, può essere una zona qualsiasi, quelle che racconti tu, con i suoi amici, quando all'improvviso tre persone su motociclette hanno fatto irruzione, cercavano uno che dovevano sparare. Questo ragazzo che si è nascosto, non cercavano uno, si è nascosto sotto un'auto e per un attimo ci ha detto: ho creduto di morire, il mio cuore si è fermato. Ecco perché, tu l'hai detto, in questa regione ancora, in questa città accadono queste cose, perché io credo che non sia colpa delle combinazioni, non sia colpa del mandolino, del sole o del mare, ma sia colpa di quello che hai detto tu, della incapacità per 50 anni di governare seriamente questi territori. E detto questo, dall'altra parte, perché c'è anche un'altra medaglia, c'è la medaglia della gente che vuole riscattarsi, che vuole cambiare veramente questo territorio. E di là noi, ogni sera è venuto un soggetto diverso. Una sera sono venute le ragazze delle Lazzarelle, delle ragazze che producono il caffè. Un'altra sera è venuta la NCO, non quella di Cutolo, ma la nuova cucina organizzata, che in un bene confiscato lavora con le persone, li chiamavano pazzi, che erano tenuti con le catene ai letti. Ora invece servono ai tavoli della nuova cucina organizzata. E così via, sono venute le ragazze di Eva, della cooperativa Eva, che si occupano di accogliere le donne maltrattate. Questo è un altro fenomeno che nella nostra regione è molto alto, delle donne che vengono uccise dai mariti, dai compagni, solo per una falsa idea di proprietà dell'altro. E questa sera c'è con noi il ristorante Le Chic. Il ristorante Le Chic è un ristorante che prima aveva un altro nome ed era qui a Riviera di Chiaia. Non lo dico il nome che aveva, dico solo che apparteneva a un clan di questa città che ha fatto parlare molto e male di questa città. Ecco, questo ristorante è stato sequestrato grazie all'impegno di un imprenditore onesto che fa parte anche dell'osservatorio antiracket della provincia della prefettura di Caserta. Marco Limoncelli ha messo a regime, a lavoro onesto, le persone che stavano perdendo il lavoro perché lavoravano all'interno di questo ristorante. Ecco, questa è anche l'altra Napoli e l'altra Campania.